Ecco, questa è una giornata del mese di luglio, 24 luglio 2009, ci troviamo proprio nel cuore dell'Aspromonte, esattamente in località Cropanè. Cropanè di Roccaforte del Greco. Insieme a noi abbiamo Rocco Palamara e Pino Riviti, rispettivamente il sindaco di Lurateca Cipio e l'assessore ai lavori pubblici. Ecco, sindaco, assessore, com'è che vi trovate qua in quel dell'Aspromonte? Prego. Allora, per me questo è un coronamento, un sogno di una vita, poter calpestare finalmente la zona su cui sono nato, che non ho mai potuto avere l'onore e il piacere di percorrere. Quanti anni era che mancava del... Sono 42 anni che sognavo di poter percorrere questo territorio, questo spazio, di poterlo vivere, e contemporaneamente 42 anni che aspettiamo finalmente di far cadere quei pregiudizi, di essere accettati anche in Lombardia per quello che siamo. Anche perché poi noi siamo italiani soprattutto. Quindi questo momento è un momento grandissimo, perché finalmente abbiamo potuto raggiungere entrambi gli obiettivi. L'obiettivo di essere accettati nella terra che non siamo nati, di cui gli siamo grati, gli salutiamo e gli vogliamo sempre bene, e quello di poter vivere le nostre origini, che in questo momento è la gioia più grande del mondo. Ecco. Quindi vediamo la commozione veramente nelle parole dell'assessore ai lavori pubblici di Lurateca Cipio, però che ricordiamo calabrese di nascita e calabrese nel cuore, vero assessore? Senz'altro. Ecco, le radici che sono il leitmotiv di tutti i personaggi importanti e meno importanti. Rocco, che sensazione di tornare nel tuo paese con la fascia tricolore, ma al di là di questo... tornare al tuo paese col cuore qua e col cuore anche a Lurateca Cipio. Io sono commosso, ecco, perché è un giorno bello per me. Sono nato qui, questa è la mia terra. Questi sono i nostri profumi. Ecco, un'ape attenta. Attenta a me. Però amo anche un altro paese, come Roccaforte del Greco, che è Lurateca Cipio, che mi ha dato un grande onore, quello di fare il sindaco. Quindi sono commosso veramente. Ecco, va bene, allora lanciamo questa emozione dall'Aspromonte, quindi l'emozione vera la lanciamo alla Lombardia, ma questo vuole essere comunque il filo che lega tutti noi italiani, perché poi molto spesso ci dimentichiamo che la patria è unica e questi campanilismi servono quando vengono utilizzati a fin di bene, ma sicuramente non per discriminazione. Ciao Roccaforte, ciao Lurateca Cipio.